Da Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Abbiamo avvertito che l'altro venerdì, che ci sarebbe stato un convegno diocesano, il cui centro di attenzione era l'umanità nuova in Gesù. Ora, perché questo desiderio comunque di almeno tentare di riesprimere la nostra fede? Ecco, Fede Oggi poi è il titolo della rubrica, perché oggi e non ieri oppure domani, perché nei cambiamenti che abbiamo nella società, nella mentalità corrente, nella cultura, ci obbligano a riesprimere, a ridire una fede che quando usa delle parole ormai consumate, dei termini ormai desueti, non dice più nulla. Quindi rimane integro l'annuncio, il contenuto dell'annuncio, il modo di porgerlo agli altri può cambiare dipendentemente dai tempi e dalle mode culturali, purtroppo dobbiamo dire, e dagli ambienti. Quindi c'è questa trasformazione che è un fatto d'obbligo. Ecco, ad esempio, i padri della Chiesa nei primi secoli del cristianesimo facevano riferimento ai grandi filosofi, Platone, Aristotele, e quindi tutta la loro teologia era imperniata, diciamo, su quei dati culturali provenienti dall'antica Grecia. Oggi non è più così, quindi dobbiamo rinnovarci nel vocabolario, nella mentalità, ecco, fermo rimanendo il contenuto per quel che riguarda Gesù di Nazareth, figlio di Dio, morto in croce, sepolto e risorto. Se non è d'ecco di aggravio al nostro pensiero, ecco, dobbiamo dire che dobbiamo rinnovarci anche nel significato del linguaggio, non soltanto nel linguaggio, perché ad esempio alcuni pensatori oggi dicono che Gesù è risorto, ma in maniera simbolica. Quindi già ridire che Gesù è risorto, bisogna intendere bene, ecco, la portata di questa affermazione, per dirne una, ma poi l'incursione che hanno fatto la tecnologia, la scienza e altri elementi ci obbligano a rivedere un po' come nel catechismo, nel dialogo con i non credenti, in vari tipi di ambiente, ecco, ci obbligano a vedere un po' come trovare un punto di intesa, almeno nei termini, almeno nelle parole, e un punto di incontro con chi è lontano, con chi si vuole avvicinare e anche con chi è credente che vuole rinnovare il proprio vocabolario. Quindi il mutamento di orizzonte culturale causa delle conseguenze anche nel modo di intendere Dio e nel modo di intendere Gesù. Oltretutto c'è questo ulteriore fatto che l'incontro oggi molto ravvicinato fra le varie religioni, che è conseguenza dei contatti più frequenti con gli altri popoli e poi con quel grande fenomeno che è l'immigrazione, e ci obbliga ad un ulteriore lavoro per cercare di capire che intendono gli altri quando fanno delle affermazioni su Dio, e quindi tentare di collegarle al nostro modo di intendere Dio. Ad esempio, tanto per intenderci, l'induismo è intriso di immanentismo, Dio nella natura. Dio quasi si confonde nella natura, e così per altre fedi. E noi invece per Dio intendiamo certamente un Dio che si manifesta nella natura, ma un Dio trascendente. E quindi è da intendere poi anche i limiti e la portata dei nostri termini. Ora facciamo un breve intervallo musicale. Hai donato la tua vita per amore.
Quindi, ritornando a quei problemi che vengono delineati ormai oggi in maniera molto marcata, molto forte. Ecco, come ridire, come parlare di Gesù oggi. Quindi, il problema ulteriore è questo, ridicendolo, modificando il linguaggio, non è che noi andiamo a incidere sui contenuti, la preesistenza di Gesù, Gesù figlio di Dio, la resurrezione, ecco le verità fondamentali della nostra fede, andiamo ad intaccarle, diciamo no, perché se un limite c'è nella parola, quel limite dovremmo ravvisarlo anche nel vecchio vocabolario, cioè quello che abbiamo attinto alla filosofia greca. Oggi abbiamo delle altre correnti e quindi dobbiamo fare anche un certo lavoro per capire quello che ci viene detto, per capire come lo dobbiamo comunicare, per capire se effettivamente il messaggio è arrivato a chi di dovere. Oltretutto queste difficoltà le hanno trovate, le hanno incontrate anche gli evangelisti. Abbiamo 4 Vangeli, il Vangelo è unico, è uno, però preminentemente Matteo ha parlato per gli ebrei e Luca per i greci e così via. La teologia di Giovanni è più elaborata e Marco è più immediato, quindi anche loro hanno inteso modulare il messaggio evangelico, che ripeto rimane quello identico, però dipendentemente dalle finalità che volevano raggiungere. Soltanto che c'è un problema oggi è diventato tutto relativo. E questo chiaramente pone delle difficoltà. Quando io parlo, la mia parola, i termini che uso, non hanno un significato univoco, una volta per tutte. E dipende dal modo di intendere dell'interlocutore, dipende anche dal clima nell'ambito del quale parliamo, un clima oltretutto che non dovrebbe mai cedere alla polemica, chiaramente questo. Un clima sempre improntato ovviamente alla carità. È un clima che tiene conto oggi della parola nei plurisignificati che può avere una parola, un termine. Allora, noi diciamo Gesù vive, d'accordo. Ci si può ritrovare anche un ateo. Per esempio, grandi personaggi nella storia della scienza, della filosofia, rivivono oggi nella memoria dell'uomo perché ne teniamo conto di quello che hanno detto, di quello che hanno voluto proporre. Ma quando noi diciamo Gesù vive, noi intendiamo riferirci a Gesù risorto. Ma se è risorto, dicono alcuni, dov'è? Allora la resurrezione di Gesù pone Gesù in un'altra dimensione, che non è facile recepire, data la mentalità della immediatezza che abbiamo noi. Se c'è, lo dobbiamo vedere. E questa è un po' la mentalità scientifica o pseudoscientifica che c'è oggi. Quello che non è rilevabile, quello che non è tangibile, praticamente non c'è. Però la scienza in qualche modo ci viene anche in aiuto, perché sappiamo bene che i fondamenti della scienza, i fondamenti anzi della realtà, non sono quelli che ci immaginiamo noi, non sono quelli che pensiamo noi. Noi diciamo io credo a quello che è tangibile, a quello che è materiale. E dov'è la materia? Che cos'è la materia? Che cos'è l'antimateria? Vedete quanti problemi abbiamo oggi nell'intenderci. Però noi abbiamo la convinzione che appunto il Signore ci venga in aiuto in questa continua ricerca di termini giusti e adeguati e contemporanei, ma anche tenendo conto che questo significato, nella variabilità che oggi è molto accentuata, ecco, si va sempre di più accentuando, si va sempre aumentando, e quindi dobbiamo stare attenti nel parlare, ma io direi dobbiamo stare attenti molto di più nella carità che mettiamo nel parlare, perché la fede è sorella e gemella della carità. Siccome la carità è un elemento non confondibile, la carità autentica, quindi la carità dovrebbe dare il supporto fondamentale di credibilità a quello che noi affermiamo.
perché se noi affermiamo e poi ci contraddiciamo col comportamento, chiaramente compromettiamo tutto. Quindi la carità e la fede. Fede oggi, allora, quindi che vuol dire? Vuol dire che teniamo conto della mentalità mutata, di una esigenza ancora più accentuata di mostrare con la vita quello che noi pensiamo, ciò in cui crediamo, e quindi portarci verso l'altro con tanta pazienza, tanta quanta ne ha Dio nei nostri confronti. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.